No, poi in termini di sicurezza, le regioni e amministrazioni locali, soprattutto i comuni, hanno grande autonomia dove disporre le macchinette misuratrici di velocità, se usare i sensi unici destinandoli alle biciclette, alle due ruote oppure no, è della polemica di questi giorni. La Toscana ha il vantaggio che ha creato in tempi non sospetti un osservatorio per la sicurezza che comincia a funzionare, quindi chapeau. In questo caso, quando si entra nel dettaglio, quali sono i meccanismi per poi poter intervenire affinché ci sia una maggiore educazione coinvolgendo più enti possibili? Perché la Toscana, insomma, ha dei punti di vantaggio rispetto ad altre regioni che ancora non si sono mosse in tal riguardo. Nel codice della strada nuovo vanno previste da una parte un'educazione stradale che passi dalle scuole, che io definisco obbligatoria. Partirà fra poco un progetto del Ministero, si chiama Icaro, viene allargato a tutte le scuole italiane e potrebbe essere un buon inizio. Lo facciamo con tutte le federazioni sportive, lo facciamo con la polizia, lo facciamo con chi è stato pilota di Formula 1 e di Formula 2. Il che significa dimostrare direttamente quando sei alla guida di un'auto, di una moto e quant'altro i rischi che puoi correre se non ti comporti come Dio comanda. Io penso anche che la previsione, accanto al mantenimento della patente a punti che ha funzionato benissimo, dell'omicidio stradale sia obbligatoria. Obbligatoria perché siamo di fronte a troppi casi che avvengono sulla strada l'ultimo 2 giorni fa, ai quali non corrisponde una giustizia equa e giusta. Una domanda come ministro, vice ministro delle infrastrutture, ormai c'è un argomento all'ordine del giorno, discorso legato un po' al giallo dietro, oppure una domanda, una sorta di storia Tirrenica? sulla, no, sulla, No. sulla, sul Peretola e poi ovviamente sull'intervento del Presidente della Regione Rossi che ha dichiarato al di là di quello che viene, che sarà la lunghezza effettiva e completa della pista di Peretola, bisogna essere anche interessati e attenti a quello che succede sulla costa. Io non cambio opinione, non ho un battito di cuore, perché ENAC è l'ente italiano predisposto alla sicurezza negli aeroporti. Sappiamo da 3 anni che ENAC avrebbe detto che la pista di Peretola avrebbe dovuto essere, lo dicono loro, non lo dico io, perlomeno di 2.400 metri. È esattamente quello che hanno detto gli ingegneri dell'ENAC e altri che lavorano per ENAC qualche giorno fa, pochissime ore fa. Quindi confermano un loro orientamento che è legato, ripeto, alla sicurezza. Io poi aggiungo che queste polemiche fra città e città, quando ormai il traffico è internazionale e Ryanair ha cambiato il traffico, perché se hai la possibilità di godere di un biglietto aereo che ha un peso economico leggero, tu capisci che ti rivolgi ad una platea decisamente più larga. Buttare via in Toscana, a vantaggio di altre città, di altre regioni, 4-5 milioni di utenti nei prossimi anni, mi sembra, come si dice in Toscana, una straordinaria bischerata. Sulla Tirrenica? Quando ci sarà questo incontro? Tirrenica siamo in attesa che Palazzo Chigi convochi la riunione. Io penso, non spero, penso che sia ad ore. Riunione obbligatoria per capire cosa faranno i soci e a quel tavolo dovremmo fare soltanto una domanda. Se i soci intendono mantenere gli impegni che avevano assunto o se intendono cambiarli, perché se li cambiano bisogna trovare una soluzione alternativa.